sono Lino Romano e voglio dire una cosa a Gasparri di Forza Italia. Allora, lei è un politico, io sono un cittadino del popolo sovrano. Se lei non è capace di risolvere questo problema, significa che è incapace di intendere governare. Quindi, da cittadino del popolo sovrano, io la licenzio e la mando a casa e le faremo sapere tra una settimana se lei è adatto ad avere il bonus di casalingo, perché qua comanda il popolo e non deve rispondere a un cittadino italiano del popolo sovrano. Lei deve portare i fatti, ha capito? A testa bassa, stia a sentire il popolo cosa dice e lei lo fa, perché lei è pagato dal popolo e non mi deve rispondere, perché lei lavora per il popolo. Zitto, muto e mi risolve il problema, altrimenti se ne vada a casa. Qui si sta capendo una cosa per un'altra. Voi non comandate niente, voi dovete fare quello che dice il popolo sovrano, punto, e non mi risponda. Questo era il signore che rifiuta continuamente lavori che non siano a Napoli, anche se sta, pare che sia stata introdotta una regola nuova nel reddito di cittadinanza, caro Davide, che è questa, che se un privato ti offre un lavoro e tu poi tu non lo accetti, questo privato può comunicare a non so dove, all'agenzia, alle agenzie di collocamento eccetera eccetera, e tu perdi il reddito di cittadinanza. Allora io dico a Pasquale Lino Romano che sta per finire la pacchia, stanno per finire gli spaghetti allo scoglio presi con reddito di cittadinanza al porto di Napoli con quella panza enorme così, o il panino col tonno, panino col tonno, panino col pomodoro. Sta per finire la pacchia, caro Pasquale Lino Romano. Allora, un orologio da 700.000 euro è stato rubato a Milano nei giorni scorsi. Allora, Alessandro da Pisa, dai, Alessandro, dimmi. Non sento, Alessandro, non sento. Scusami, scusami. È un altro cretino questo. Ciao, dimmi, dimmi. No, cretino credo. Beh, mi sembra proprio di sì. Di Volterra. Beh, allora. Non sono di Pisa. Niente, io vorrei sparare a zero contro quel bighellone che si approfitta della situazione non facendo un cazzo dalla mattina alla sera. Mi fa schifo, e come lui purtroppo mi fanno schifo buona parte di quelli chi sarebbe che approfittano di questa situazione. Lino Romano stai dicendo, Pasquale Lino, Lino Romano, Romano. Pasquale sì, Lino sì, Romano. Sì, e che vuoi fare? Una roba scandalosa, una roba scandalosa e vergognosa, e credo che per colpa sua abbia dato un'immagine dei napoletani più di tutti. Diciamo che non è che c'era bisogno di Pasquale Lino Romano, No, 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 però secondo me ha definito ancora meglio se era possibile il quadro, ecco. Vabbè. Questo è quanto. Vabbè, Michele da Napoli, dai, Michele da Napoli. Dimmi Michele, dimmi. Ma scusate, ma definito che cosa l'immagine dei napoletani? Ma no, questa è una stronzata, noi dai. No, 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 stai zitto, fammi parlare, fammi capire una cosa, Stai zitto, sto cretino. Sì, stai giù, Cruciani. Fammi capire, definito che cosa l'immagine dei napoletani? Allora, noi a Napoli siamo quasi un milione di persone. Se io avessi avuto l'opportunità che ha avuto quel panzone tappone di Lino Romano, che in un paio d'ore ha avuto l'opportunità di quell'Andrea di Pisa, di Livorno, adesso non ricordo bene, che diviene contratto per lui e per la moglie, alloggio, più c'è stato l'intervento di Parenzo, di Gianni, io resto a Napoli, ma io a Napoli ci vengo da turista, Napoli resta casa mia, ma io devo lavorare, che me ne fotte di avere reddito di cittadinanza? Cruciani, la devi smettere di sparare a zero sui napoletani. Ma che vuoi da me? Ma stai dicendo, stai dipingendo... La devi smettere, tu e quest'altro coglione che ha telefonato, i napoletani sono sempre la stessa cosa. Ma che cazzo ne sai? Ma vieni qua a Napoli, vieni a vedere noi come cazzo lavoriamo e come ci hanno preso. Sì, ma prenditela con Lino Romano, non te la prendere con me. Ma che vuoi da me? Cioè, cosa vuoi allora, da me? Allora... Chiama Lino Romano, io sono qui, chiama Lino Romano. E adesso, Lino troviamo... Romano non può farmi aspetta, fare aspetta. Lino Romano non può farmi fare figure di merda. Parla, poi parla di parla con Gasparri. Aspetta. Pasquale? Sì, Lino, sono Cruciani, come andiamo? Fa caldo.
Fa caldo, è una fatica enorme. Hai faticato oggi, hai lavorato assai oggi. 43 gradi, oggi ho dato 380 spese alimentari a 380 famiglie. Metti, togli l'auricolare un attimo, togli il viva voce, togli l'auricolare. No, non ce l'ho né auricolare né, né viva voce. Comunque, posso dirti che la pacchia sta finendo, la pacchia sta finendo, caro Pasquale. La pacchia sta finendo, la pacchia sta finendo del reddito di cittadinanza. Qui se rifiuti un lavoro da un privato, se rifiuti il lavoro, che io rifiuto il lavoro, ma se rifiuti il lavoro da un privato, se rifiuterai il lavoro da un privato, no, mi permetto, l'hai già rifiutato un lavoro qua in diretta da un signore che ha offerto un lavoro a te e a tua moglie, tu l'hai rifiutato. Io non sono sposato, va bene, la tua compagna, quella allora dice, hai detto una cazzata, quello che c'entra, io non sono sposato. Comunque ti ha offerto un lavoro a Pisa fisso, indeterminato, e l'hai rifiutato. No, lo hai rifiutato dicendo voglio stare a Napoli, voglio stare a Napoli, hai detto. Quella è la prima cosa, quella è la prima cosa. La prima cosa pensa, che figura di merda che fai fare. Ma tagliati tutto, una che figura di tutto. Merda. Che figura di merda che fai. Allora, ascoltami, Cruciani, fammi dire questa cosa, per cortesia. Aspetta, c'è Michele che ti deve dire una parola. Aspetta, Michele. Basta fare Lino Romano, siamo stanchi di essere rappresentati da gente come te. Noi vogliamo lavorare. Che vogliamo essere, sai zitto, sto parlando, che noi vogliamo essere regolarizzati, è giusto, è legittimo, ma che tu rifiuti delle opportunità di lavoro, ma e tu fammi capire, tu hai rifiutato il diritto nazionale, allora, hai rifiutato un contratto, hai rifiutato un alloggio per lavorare e guadagni a nero le buste della spesa, ti devi vergognare, gente come Borrelli ti deve cacciare dalla città. Fermo. Allora, mi vuoi spiegare questo Michelo chi è? È un ascoltatore che chiama da Napoli dicendo grande che tu stai facendo, allora, stai facendo fare una figura di merda. Ma lascia perdere, che da fai? Lo devi individuare. Non ti devi dire da Napoli da dove? Ma che te ne... e cosa fa questo Michele? Ma che te ne frega te? Lo vuoi sapere? Allora che se ne fottiamo quello che faccio io, fammi capire. Sì, ma... io chiamo da Napoli, io sono di Napoli, dei quartieri spagnoli. Tu di dove sei? Di dove sei, Michele? Di dove sei? Allora, a parte che la città di Napoli è unica, quindi non è che se io sono in una zona non lavoro, quindi comunque, Lino Romano stai dicendo puttanata su puttanata. Dove sei? Puoi sapere? Rispondi. Io sono, di dove sei? Rispondi a Lino Romano, se ti sei spagnoli, tu di dove sei? Ai quartieri spagnoli, ci sono persone che lavorano, ci sono i quartieri scolastici che lavorano e c'è gente come te che mi fa fare le figure di merda. Lasciatemi Lino Romano. Io faccio più io che un politico. Più tu di un politico. Napoli. Ma smettila di dire cazzate. Te lo spiego subito. Hai attaccato anche Gasparri. Non l'ha detto di dov'è, di Napoli. Questo sarà qualche provinciale di qualche paese. Ma che te ne frega te? Ma te che te ne frega, perché zappare, zappare la terra, che cos'è? Zappare la terra, che vuol dire zappare la terra? Che è una cosa negativa. Ma questo sarà uno che fa zappare la terra e dice che è napoletano. Ma perché disprezzi? Stai disprezzando chi zappa la terra? Vergognati. Ma vai a zappare la terra, lavora, vai a lavorare. Come cazzo vai a dire sono napoletano e non dici di dove? Io mi sono qualificato e ci metto la faccia. Io poi ti spiego subito. Ma non devi spiegare niente. Non è perché io faccio più di un politico. Perché? Te lo spiego subito. Ma non sei un parassita. Sei un parassita, un sanguisugo. Ho 80 spese alimentari, ho protocolli d'intesa con la Croce Rossa italiana. Protocolli d'intesa. Hai protocolli d'intesa con il centro dell'obesità per la panza che c'hai. Con quello c'hai il protocollo d'intesa. Studiano protocolli d'intesa con l'acqua. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo, che c'è un altro. Sei la vergogna di Napoli. Sei la vergogna pubblica. Sei la vergogna di Napoli. Sei la vergogna di Napoli. Questo è il punto. Fermo là. Fermo. Aspetta lì. Fermo. E chi se ne fotte? Chi è Lino Romano? Lo sa tutta Napoli. Purtroppo. Fermo là.
Ciao, sono Denise Tantucci. Luciani, guarda, in questo momento io sto andando in vacanza in Umbria tra borghi medievali. L'unico problema è che adesso ho appena incrociato un camion dove è sceso un ciccio panzone tutto sudato, schifoso, proprio con una panza tanta, manco l'altro ciccio tonno, come cazzo si chiama, che è incominciato a camminare per la strada scalzo mentre mangiava un panino e c'aveva un asciugamano dietro il collo. È stata una delle scene più raccapriccianti che abbia mai visto in vita mia. E tu mi chiedi di chiedergli scusa! Adesso tu mi dirai no perché loro lavorano! Ma capisci che non è solo questione di lavoro, è proprio che fanno schifo! Cruciani, come cazzo faccio a chiedergli scusa? Mi fanno cagare! Fanno cagare! Ma 9 persone su 10 diranno che fanno cagare! Quindi smetti di coccolare queste scimmie e vattene a fare in culo! Allora, questo qua era Vittorio da Roma. Lino, ci sei, Pasquale? Sì, posso dire solo una cosa. Dimmi. A me mi aspetta, dispiace aspetta. Tanto, perché io vorrei argomentare serio. Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Vittorio? Vittorio? Oh, Cruciani, eccomi. Guarda, allora, io volevo... Come consideri dire... Pasquale Lino Romano, tu? Come lo consideri? Ma un parassita. Allora, io ho visto in televisione, Cruciani, ma veramente osceno. Ma tocca censurarlo, sembra un culo rancido. Ma poi io mi chiedo... Ma che c'entra cosa, adesso? Ma adesso non t'abbiamo... Che c'entra? Questo, la cosa estetica cosa non c'entra assurda. Nulla, ma la cosa estetica, no. Io non capisco queste persone che prendono il reddito. Cioè, no, ma non parla di lui, posso... parla di lui. Ma allora, lui è un parassita di merda, Cruciani, lui è un parassita di merda che dovrebbe soltanto vivere sotto un ponte a mangiare pane e feci. Ma perché? È esagerato. Ma guarda, io mi immagino, questo qua vivrà pure una casa popolare, ma è normale, se tu prendi il reddito, no? Tu prendi il reddito e prendi già qualche soldino rubandolo allo Stato, dopo vivi pure in qualche casa popolare di merda, perché questi attrezzi umani... Ma perché case popolari? Pure, tu sei veramente una cosa incredibile, Vittorio, no, tu sei incredibile. Pasquale, giù Vittorio, Pasquale, dimmi, Pasquale. Allora, ascoltami bene, io abito ai quartieri spagnoli, dove c'è la storia... Ma che c'entra adesso? Ma che c'entra? No, per rispondere a sto Vittorio, a me sto di Vittorio si vede che non sta prendendo più la terapia, sarà rimasto sotto a qualche pasticca. E mi dispiace, e mi dispiace per la mamma che vive con il rimorso. E quando l'ha concepito, ha ragione. Non se l'ha ingoiato. Su hai questo, com'è? No, perché sta l'accetto. Quello c'è dentro. Digli a questo culo, no, fermo. Giù, ha ragione. Signor Pasquale Lino Romano, su questo, però, non ha tutti i torti. Signor Pasquale Lino Romano, si è rimasto sotto a qualche pasticca. Hai capito com'è? Però, Pasquale Romano, qualche pasticca. L'erbe dei giardini di San Nicolo e si crede che è marijuana, hai capito com'è? Si fuma la merda dei cinghiali e pensa che è hashish. Ha finito la terapia, portatelo in terapia a questo ragazzo. Mi dispiace di questa cosa qua. Ma perché non ha torto, perché gli attacchi sono sconclusionati, quelli che fa Vittorio. Non puoi dire questo qua. Ma sono attacchi di che? Di uno che è rimasto sotto una pasticca, fammi capire. Ma ha ragione. Vittorio ha ragione. Cruciani, senti, digli a questo ciccio panzone, no? Ma io una persona che campa sulle spalle delle persone che producono. Ma io mi chiedo, ma veramente vuole parlare delle persone che stanno in manicomio, delle pasticche? Ma lui è un coglione che campa di sussidi del cazzo. Queste persone del genere dovrebbero vivere sotto mentale. E te lo ripeto, mi dispiace per tua madre che vive con il rimorso. Dovresti essere rieducato. Sei un poveraccio, tu sei il quarto mese, tu sei il quarto mondo, i cinghiali, hai capito com'è? Allora Pasquale, scusa un attimo, fermo, giù Vittorio, allora ragazzi, un po' di ordine, scusa Pasquale, però tu l'altra volta hai detto abbasso Garibaldi, hai detto una cosa molto... Ma figurati, ma tu sei... Allora, se Garibaldi non faceva un patto di camorra con quei 1000 morti di fame, ma quando si faceva l'Italia Unita? Ma lo sapete, ma la storia, ma stai la ribaltando la storia? Ma tu adesso, percettore del reddito di cittadinanza, sindacalista dei percettori, ci vuoi ribaltare la storia? Se tu mi dai questo titolo di sindacalista dei percettori del reddito, se per il bene di questa povera gente io accetto ma qualsiasi titolo. Ma hai dai. Capito? Puoi dire quello che vuoi. Ciao Pasquale. A questa le terapie da un psicologo. Umberto, provincia di Milano, vai Umberto. Incredibile, veramente. Dai Umberto. Buonasera, io